Ciao Survivor, nel video di oggi andiamo a vedere la tecnica del nunchaku chiamata presa incrociata, o conosciuta anche come X-Catch. In cosa consiste? Consiste nel passare da una posizione standard di questo tipo a una posizione con le mani incrociate, in cui appunto le braccia e la corda formano proprio una X. Come si esegue questa tecnica? Bisogna portare i due palmi delle mani in posizioni opposte, quindi nel mio caso la mano sinistra con il palmo verso l'alto, la mano destra con il palmo verso il basso. Da qui bisogna dare uno scatto verso l'interno, quindi le due mani si vanno a sovrapporre, la sinistra verso l'alto, la destra verso il basso, e nel momento in cui la corda finisce, io libero il nunchaku, lo faccio ruotare, e va a succedere che la parte di sopra la vado a prendere appunto con la mano sinistra, mentre la parte di sotto la vado a prendere con la mano destra. Farlo a rallentatore è impossibile, quindi proverò a rallentare semplicemente il video per farti capire meglio il movimento, che comunque adesso ti faccio rivedere più volte. Sono qui, vado a incrociare, a farlo girare. È un movimento del nunchaku naturale, nel momento in cui va a fare questo movimento qui, andrà poi a roteare su se stesso. Questo bastone lo prendo con la mano di sotto e questo bastone lo prendo con la mano di sopra. Una volta che si è arrivati in posizione X-Catch, da qui poi si è bloccato, quindi quello che bisogna fare è svincolarsi. Ci sono diverse tecniche per svincolarsi da questa posizione, comunque la più semplice è semplicemente quella di ritornare in posizione normale. Quindi da qui vado a sbloccare le mani. Una va su, una va giù, tutte e due puntano verso il mio petto e da qui mi ritrovo nella posizione iniziale al contrario. Quindi sarà la mano destra a stare con il palmo verso l'alto e la mano sinistra a stare con il palmo verso il basso. Poi da qui faccio quello che voglio, posso semplicemente fare una rotazione per tornare in posizione o qualsiasi altra tecnica. Andiamola a rivedere ancora una volta, io vado a bloccare il nunchaku, eseguo l'X-Catch e da qui mi vado a sbloccare. Blocco, X-Catch, sblocco. A me piace per esempio simulare una parata da questa posizione, quindi quando lo faccio faccio di solito questo. Di qui faccio questo movimento qua verso l'interno e poi verso l'esterno a simulare un bloccaggio. E poi da qui ovviamente vado a tornare in posizione. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima.